è accaduto che stavo facendo il mio dovere di consigliere della terza municipalità, dove sta l'ospedale San Gennaro, una traversa limitrofa, e con il mio servizio tecnico della municipalità stavamo valutando un danno per uno sprofondamento e come iniziare dei lavori, perché è un posto dove insomma ha bisogno di essere attenzionato perché il danno è grave. E mentre stavo lì fermo sono arrivati questi due signori e mi hanno aggredito, uno con una mazza da baseball e un altro a pugni e calci. Questi sono... conosceva? Sì, sono persone note nella zona, io li ho denunciati dai carabinieri, uno si chiama Vincenzo Terribile e uno si chiama Ciro Terribile. Sono storicamente persone che sono state candidate con Alleanza Nazionale, Fratelli d'Italia, insomma la destra di questa città. Sono storicamente fascisti, diciamo, e oggi hanno voluto aggredire me, che faccio il consigliere nel loro quartiere, e ovviamente forse si sentono oscurati dalle azioni che la nostra municipalità sta facendo sul territorio e dalla linea politica che noi portiamo avanti, ovviamente opposta alla loro, che è tipicamente un'azione di destra storica. Stati dei problemi in precedenza, perché una mazza da baseball l'aspettavano e insomma è inaudito. Problemi in precedenza non sono altri che noi rivendichiamo i nostri lavori che facciamo sulla municipalità, loro si spacciano per consiglieri, il padre consigliere comunale e lui consigliere municipale, che tra l'altro uno dei due è consigliere comunale a Mugnano, e non vedo che ci azzecca con la città di Napoli e con i quartieri di Napoli, e quindi puntualmente loro millantano di essere i consiglieri della zona e di fare delle cose. Ora noi lavoriamo e pubblichiamo col sito della municipalità e ogni consigliere pubblica le cose che fa, ma qua c'è una rivalità storica tipicamente dovuta alla destra e alla sinistra del quartiere, è chiara, è nota a tutti quanti. Sì, ho fatto denuncia dai carabinieri, sono appena uscito con il presidente Poggiani, siamo andati dai carabinieri, se volete la denuncia ve la faccio vedere perché sta qua, li abbiamo denunciati ai carabinieri, è una cosa che andava fatta, li denunceremo altre 100 volte se occorre. L'aggressione a freddo o in qualche modo c'è stato un aggressione a freddo, la dinamica l'ho spiegata ai carabinieri, io stavo fermo facendo il sopralluogo con il servizio tecnico e all'improvviso mi sono visto aggredire da questi due, uno è venuto da lontano con uno scooter bianco, con una borsa grande, ha cacciato la mazza da baseball e me l'ha data in testa, sulla schiena, su qua, sulla gamba. Posso solo dire che non sono stati capaci di pestarmi come si deve, perché come vedete... Lei è stato anche al pronto soccorso? Sì, sono stato al CTO, sì, mi hanno dato una settimana, varie contusioni, ma ringraziando il Dio niente di particolare. Preso atto che un gesto del genere è inqualificabile, non può avere nessuna motivazione, ma quantomeno un movente, cioè c'è una spiegazione che lei si è data? L'avevo appena detto, il movente è che noi ci rivendichiamo i lavori che la nostra municipalità e la nostra maggioranza fa nel quartiere, mentre loro millantano delle cose. Noi abbiamo pubblicato degli atti, che abbiamo fatto dei lavori nella scorsa settimana, evidentemente questo ha fatto sì che si sono sentiti sbugiardati, questo è. Poi le ripeto, c'è una rivalità storica dovuta a destra e a sinistra, storicamente. Questo è un quartiere antifascista. Lavori appalti, diciamo, quindi no, no, lavori per... un appalto, un lavoro per uno sprofondamento, per una perdita d'acqua di ABC. Ma sì, se no, sì, lo stesso di stamattina, cioè uno sprofondamento dovuto ha una fogna che si scassa, che si rompe e deve essere aggiustata a beneficio dei cittadini. Io sto facendo il mio dovere di consigliere municipale, sono stato eletto dal popolo con 400 voti nella lista di Napoli in comune a sinistra, sono capogruppo, sono un attivista storicamente nel quartiere, sono antifascista storicamente nel quartiere, evidentemente questo ha dato fastidio a questi signori che storicamente sono fascisti. Tutto
poche ore fa l'aggressione a un consigliere della municipalità, al di là della ovvia solidarietà, il comune muoverà qualche passo ufficialmente? Assolutamente sì, perché Ciro Guida fa parte del comune, è un consigliere della terza municipalità, un consigliere molto bravo, molto attivo, anche un amico, una persona cara, quindi non solo c'è la solidarietà come ricordava lei, ma ci sarà l'impegno perché questa aggressione non rimanga impunita. Siamo convinti che forze dell'ordine e magistratura agiranno tempestivamente e noi ci faremo sentire chiaramente formalmente nel momento in cui ci sarà un procedimento penale.